Sono con Enrico Sponza, che è il CEO di Movincom, un'azienda che è nata da poco, che però ha già una storia importante alle spalle perché deriva operativamente da Sint. Con lui vogliamo avere un po' di informazioni su quello che è appunto la società. Il consorzio e il mondo di riferimento che è B-Move, un mondo di riferimento molto interessante per tutto quello che è la mobilità, le transazioni in mobilità, i valori aggiunti della mobilità. Ciao Sì. Buongiorno. Enrico. Allora, ci vuoi raccontare chi sei, qual è la tua esperienza che ha portato alla creazione di questo consorzio e di questo mondo, se vogliamo? Certo, allora io vengo prevalentemente da un'esperienza, diciamo, consulenziale. Successivamente sono stato responsabile dell'area innovation di uno dei più grossi emittenti italiani e quindi emittenti di carte di credito, quindi mi sono occupato di monetica innovativa. A fronte di questa esperienza, dove erano stati fatti i primi progetti pilota, diciamo, sperimentali sui pagamenti in mobilità, è nata l'idea insieme a una serie di esercenti che avevano voglia di fare innovazione, far sviluppare questo mercato in Italia, di creare un'iniziativa che consentisse di sbloccare questo business in Italia, quello delle transazioni in mobilità, degli acquisti in mobilità, dei pagamenti in mobilità. Stante che l'Italia ha evidentemente un potenziale fortissimo perché siamo uno dei paesi con la maggior presenza per unità, quindi per popolazione di SIM, di cellulari, quindi siamo un paese di persone amanti dei cellulari, dopodiché in realtà questo mercato non si era ancora sviluppato. E sai come mai? Qual è la vostra analisi Allora, della... l'analisi che è stata fatta prima di attivare questa iniziativa tendeva proprio a capire quali erano gli ostacoli per cui questo non era successo e fondamentalmente ne sono stati rilevati tre: la mancanza di circolarità nel pagamento e quindi la necessità da parte dell'utente di fare quasi una registrazione per servizio, che è una roba inconcepibile che l'utente non fa. Anche perché poi si ritrova con tantissime user ID e password, tantissime esperienze dell'utente diverse, la mancanza di servizi, nel senso che non c'era sufficiente capillarità sul territorio nazionale, non c'era sufficiente ricchezza in termini di categorie merceologiche, ed infine una difficoltà in termini di esperienza utente, cioè molte delle applicazioni sperimentali che erano state fatte erano difficili da usare sostanzialmente. Quindi l'obiettivo del consorzio, dalla sua nascita è stato quello di creare un'aggregazione di erogatori di servizio che lavorassero su un modello che consentisse di superare questi tre ostacoli fondamentalmente. Quindi 4 anni fa è nata l'idea, 3 anni fa è nato il consorzio, quindi il consorzio Movincom, con i primi 10-11 esercenti all'interno di vari mondi, del mondo dei trasporti, del mondo dello sci, del mondo delle vendite a distanza, come per esempio, non so, la Fratelli Carli, piuttosto che le stazioni della Valle d'Aosta, piuttosto che la GTT di Torino o altri operatori di trasporto Trenitalia, ed è cominciata questa iniziativa proprio dallo studiare un modello che fosse interoperabile. Il modello è stato individuato, peraltro è un modello che prevede un hub di disaccoppiamento tra il mondo delle applicazioni degli esercenti e il mondo degli operatori Ci bancari. spieghi che cos'è un hub di disaccoppiamento? Certo, sostanzialmente è, diciamo, uno strato hardware e software, mettiamola così, che consente di connettere tutte le applicazioni di vendita mobile con tutti gli operatori di pagamento che possono avere degli strumenti spendibili
sui servizi stessi. Di fatto l'obiettivo è fare in modo che l'utente possa, quindi il cittadino, possa fare un'unica registrazione presso l'operatore bancario che preferisce, tendenzialmente la sua banca se la sua banca è attiva o un'altra banca ospitante se la sua non fosse attiva, e con quell'unica registrazione avere la possibilità di comprare su tutti i servizi esistenti o che verranno attivati in futuro, con una modalità di acquisto molto semplice che sia PIN and click, dove il PIN deve essere possibilmente sempre lo stesso perché banalmente è più facile da ricordare. Quindi in qualche modo voi siete degli angeli custodi tra l'utente finale e tutto quello che è il mondo dei servizi. Sì, diciamo che ci siamo posti l'obiettivo di fare da come dire, da collettore degli interessi dei vari soggetti di filiera, gli utenti, gli esercenti, le banche e gli operatori telefonici, creando una soluzione sistemica a livello nazionale che avesse già però i cromosomi per diventare una soluzione interoperabile a livello internazionale. Infatti il modello su cui è stato basato Movincom è un modello che è molto ben delineato da un documento di linee guida a livello europeo che è stato pubblicato dal Mobile Forum per conto dell'European Payment Council, che definisce proprio questo modello con questo strato di disaccoppiamento, con questo nodo intermedio e con una modalità di registrazione dell'utente remotizzata sull'operatore bancario, che di fatto quindi consentirà attendere di unire i vari nodi delle varie country europee, per cui sarà possibile per non so, un francese registrarsi in Francia e spendere in Italia e viceversa. Quindi mobilità e globalizzazione in qualche modo sono le due parole chiavi su cui voi vi confrontate con il mondo futuro, perché il futuro sicuramente va verso queste soluzioni. Assolutamente, ci sono grandissime prospettive, grandissime potenzialità che però se non si trova il modo di liberare, come dire, quindi se di non governare, liberare queste energie scaricando a terra, rimangono solo parole. Quindi l'obiettivo che ci poniamo è proprio quello di passare, come dire, dalle parole ai fatti, certo, facendo collaborare tutti gli operatori di filiera e partendo da un concetto fondamentale che è quello di utilità per l'utente finale, valore per il cittadino. Se i servizi non partono da un valore per l'utente finale, non si arriva a niente. Noi dobbiamo fare in modo che l'acquisto in mobilità fatto col cellulare dia una logica di convenience all'utente, quindi dobbiamo levargli degli impicci, consentitemi di dire, sì. Quindi bisogna fare in modo che non debba fare una coda, che non debba fare un inutile spostamento con l'auto per andare a pagare qualcosa, che eviti magari un sold out su un biglietto di un concerto che gli piace molto, eccetera, eccetera.